Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati finalmente dopo un paio di giorni, ecco. No, vabbè, il video ve l'ho portato l'ultima volta che è stato quello della partita. Boh, non me lo ricordo. Ah no, sì, era Argentina-Svizzera, che purtroppo poi è passata l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, quindi un'ottima Svizzera che tra l'altro ha preso anche un palo con Zemaili. Purtroppo, vabbè. E oggi invece siamo qui per fare una delle, diciamo, una dei quarti di finale, ecco, che è, ecco, tanto qua come al solito ricevo un messaggio, che è appunto, io vabbè, ho scelto questa partita qua perché anche quella della Francia comunque è interessante, se ci pensate, però diciamo che questa qua è un super match, ecco. Oh, incredibile, cioè vi dico, questo qua è un super match perché, come potete vedere, sono, sì, cioè, giocano due squadre che sono veramente, ma veramente forti. Cioè, soprattutto vabbè, il Brasile non è che quest'anno sia proprio, diciamo, emozionando, ecco, dando così tanto spettacolo. Solitamente ne dà molto di più, solitamente gioca molto, ma molto, ma molto meglio. E quindi, boh. Cioè io non lo so chi potrebbe vincere questo mondiale. Attenzione, tiro al volo! Fuori di un soffio da Aguilar. E quindi niente, ora poi vediamo un attimo come andrà a finire il mondiale, ecco. E niente, tra l'altro non so se avete visto la partita dell'altra sera, ma. Cioè ragazzi, il Belgio. Ma il Belgio come ha giocato il Belgio? Il Belgio ha giocato troppo bene, cioè non potete dire quello che volete, ma il Belgio ha giocato veramente bene. Attenzione che vede partire Martinez. Martinez al volo, Madonna Martinez, ha sfiorato il secondo palo, l'incrocio del secondo palo. E quindi diciamo che, dov'è come l'ho perso? Ah sì, era sul Brasile, stavo parlando, sì che il Brasile non è così forte e la Colombia invece sta giocando molto, ma molto, ma molto bene. Sotto questo profilo, diciamo, ecco, poi non è detto perché, per quello che ne sappiamo, attenzione, Neymar, Madonna che parata del portiere numero 1 della Colombia, che non so chi sia, sinceramente non ho idea, chiedetemelo. Quindi niente, allora, diciamo che adesso c'è poco da dire perché sono tutte squadre che adesso se sono arrivate qua è perché, hanno, cioè, perché sono forti, ecco, cioè non sono arrivate qua a caso, se vogliamo così dire. Madonna che se passava. E quindi niente, vediamo un attimo come andrà, attenzione, tanto subito Guterres, incredibile. Porca troia, Giulio Cesar, primo, cioè. Giulio Cesar, il pararigori. Purtroppo contro il Cile, devo essere sincero, ma il Cile meritava la vittoria. Ha giocato troppo bene il Cile quella partita. Peccato che, vabbè, cioè, purtroppo il calcio è fatto così, non sempre vince chi è che merita, a volte vince anche chi ha culo. Questo c'è, cioè, da dirlo. E con la partita lì ha avuto molto culo il Brasile, ecco. Ospina si chiama il portiere. E quindi niente, adesso c'è, cioè, discussioni sulla squadra, ecco, non ne faccio neanche più perché tanto uno, le sbagliavo sempre, due, sono inutili perché tanto sono squadre che adesso sono forti, quindi infatti come potete vedere adesso vanno, le più tante vanno praticamente ai supplementari solitamente, già negli ottavi andavano ai supplementari, adesso probabilmente giocheranno appunto, diciamo, in modo equilibrato, ecco, perché comunque sono squadre che sono forti fisicamente, tecnicamente, poi vabbè, la Colombia corrono, quindi quelli della Colombia corrono tantissimo. E quindi niente, dai, iniziamo subito con questa partita perché adesso ci siamo un po' dilungati un po' troppo su questi discorsi, ecco. Madonna, attenzione! Madonna, cazzone! Vai! Ma no! Attenzione, perché c'è lui! Prova a crossarla, arbitro! Io ho visto un braccio! Oh, dai! Ma perché sto passaggio? Porca troia! Vai! Tienila, tienila, tienila! No! Porcaccio! Peccato, possesso palla 61% Colombia. Colombia che gioca molto bene come il Belgio. Il Belgio, secondo me, l'Argentina la batte. Cioè, questo è poco ma sicuro. L'Argentina lo batte il Belgio perché è troppo forte, ragazzi. Cioè, il Belgio. Ma oh! Oh!
Vai! Sì! Gutierrez, come cazzo si pronuncia? Gutierrez, ecco, Gutierrez, perché c'è l'accento sulla I. Gutierrez, no, sulla E. Gutierrez, sì, Gutierrez pronuncia 1-0 Colombia dopo 45 minuti. Allora, che meritava il vantaggio. Ha giocato molto bene la Colombia. E adesso sempre con. Dai, arbitro, però. Cioè. E niente. Un attimo, adesso proprio random, dobbiamo proprio saltare tutto. Ok, siamo di nuovo qua. Ho tagliato il pezzettino inutile, ecco. La cosa del modulo, ecco. Sono cose inutili, ecco. Madonna, cazzione! Madonna, che triangolazione! Porca troia! Madonna, cioè, calcio champagne qua, cioè. Ma porco diaz. Devi tenerlo. Dai. Dai, Sanchez. No, 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 Sanchez. Madonna, Sanchez. Madonna, Sanchez. No, non ci credo. Ma non è possibile, dai. Oh, faccio fo. Lo trancio. Affanculo, dammi giallo, arbitro. Affanculo. Marcelo. Poverino Marcelo, lui sta anche simpatico. C. Sanchez. Un giocatore della Colombia che è stato ammonito. E quindi iniziamo subito con. Ma perché? Ma ci ha messo un coglione. Cosa la tocchi a fare? Attenzione, Yepes. Sanchez, sempre sulla fascia, lui comanda. Sanchez. Dai! Ma no! Ma cos'è? Madonna, che controllo di merda! Cioè, senza offesa, ma. Dai, ma arbitro, ma non è fuori gioco, cazzo! Minchia, ma no. Esce Luis Gustavo per Hernanes. Hernanes, che è il giocatore dell'Inter. Cioè, almeno. Prima una volta giocava nella Lazio. Poi, se non sbaglio, è andato nell'Inter. Attenzione, Sanchez! Sanchez vuole tirare al volo! Ha fatto un po' una cagata qua. Sanchez, ma il risultato glielo consente, ecco. Tanto Paulinho che parla con Davide Luiz, perché verrà sostituito da Fernando. Siamo intanto al 63esimo, sempre Brasile 0, Colombia 1. Questa partita che è molto combattuta, ecco, diciamo. Però merita la Colombia. Attenzione, perché qua. Madonna, dai, dai, dai! Ma no! Madonna! Come è passata quella palla? Tra l'altro sono velocissimi i calciatori della Colombia, mica che numero che ho fatto. Attenzione, calcio d'angolo, Torres. Non il Nino, ma un altro Torres. Ma fanculo, Fernando. Cioè, no, Rodriguez. Attenzione. Vai, prova il numero. Suniga, Zuniga. Zuniga l'elastico. E gli passa verso Torres. Torres vede partire Guterres. Guterres, la ripassa. Qua sbaglia tutto però, attenzione, riparte il Brasile, un contropiede. Con Oscar, ma viene fermato! Qua, boh, poteva essere forse fallo, ma l'arbitro fa giocare comunque. Stop di Fernando, tocchettino. Recupera la palla Aguilar. Passaggio verso Sanchez. Sanchez subito di prima verso Rodriguez, che purtroppo è in fuorigioco. Forse è millimetrico questo fuorigioco. Infatti, oh. Sembrava quasi in linea. Esce David Luiz per Dante. Attenzione. Io qua avrei sinceramente messo un attaccante. Cioè, avrei tolto per esempio Neymar. E avrei messo un attaccante. Oh, bacio addosso. Fred. Sì, avrei tolto Fred. Attenzione. Ospina. C'è cioè, tanto tempo regia con Ospina. Mette la palla giù, Ospina. Attenzione. Pereira. Pereira. Armero, il giocatore dell'Udinese. Madonna, che stop. Non sa cosa fare. Ma cosa fai? Oh, ma. Vabbè. Attenzione. Oh, arbitro! È fallo! Minchia. Non so. Ma no, ma non è fuori gioco, zio. Tanto qua, Armero, sempre lui. Armero. Adesso giochiamo per tenere questo vantaggio. Attenzione, vede partire subito. Aguilar la mette in mezzo di testa, ma non c'era nessuno. Tra l'altro non era neanche un tiro, era un passaggio di testa questo.
Sono sbagliato, ho dato Sanchez. Non vorrei dire una cazzata, tanto un prudo di brutto. Dai, Torres, dai che siamo vicini al passaggio della Colombia, attenzione. Torres, va avanti. Torres. Ma no, io non la volevo dare a lui, la volevo dare all'altro. Ottimo, tienila buono. Ottimo. Vai, passa. Non passa invece. Adesso Fred, ma c'è un ottimo non so chi, vaffanculo, che cazzo era? Minchia, adesso io gli trancio le gambe, gliele spacco. No, 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 grandissimo portiere che non mi ricordo mai il nome. Parata che vale quanto un gol. Attenzione, è il 90esimo. Mezzo di testa tutto solo, ma Ospina, cioè, Ospina, proprio subito a far partire l'azione. Attenzione che potrebbe esserci un simil contropiede. Sbaglia però qua il passaggio. L'arbitro cos'è che fa? Fischia alla fine e finisce qua. La Colombia accede alla semifinale, ecco. Dovrebbe essere la semifinale, no? No? Quattro squadre. Sono otto. Quindi ne passano quattro. Vai ai quarti? No, buono, va bene ragazzi, non lo so, io qua ora non ho idea. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se fosse così vi lascio un bel mi piace, un commento e soprattutto iscrivetevi. Bella raga. Dai cazzo.